L'Inter era favorito in questo derby e mantiene il pronostico, vince 1-0 fuori casa a San Siro contro il Milan, gol di Samuel dopo pochi secondi, possiamo dire al secondo o terzo minuto. E nonostante poi la supremazia, diciamo, di gioco, almeno nei dati, poi nei risultati non c'è stata da parte del Milan, non si è manifestata appunto in gol. E il gol fatto subito da Samuel è stato difeso dall'Inter fino al termine della partita e regala 3 punti importanti per i nerazzurri, che sembrano comunque scacciare quella crisi di inizio campionato, così sembrava una leggera crisi, e lanciano l'internazionale al terzo posto insieme alla Lazio a 15 punti, mentre il Milan precipita a fondo classifica, no, però diciamo precipita in basso a soli 7 punti, già è lontana 12 punti, pensate, dalla Juventus capolista che andrà a espugnare anche il campo del Siena. Un Milan quindi che ha, diciamo, poi protestato per un presunto fallo di rigore su Samuel ai danni di Robinho nel finale e comunque non è riuscito a pareggiare il gol di Samuel dell'inizio. Sembra quindi un Milan che fa fatica a segnare con tutti, diciamo, con tutto quello che ne consegue in termini di risultato. E a questo punto per Allegri diventa sempre più in salita. Quindi Inter batte Milan 1-0, Milan 0, Inter 1, primo derby della Madonnina all'Internazionale.